Calabria dopo 3 anni, un'esperienza per me unica e indimenticabile, un'esperienza che ha visto tanto lavoro, tanto impegno, non da parte mia ma da parte di tutti gli uomini dei Fiamme Gialle calabresi. Per me è stata un'esperienza entusiasmante e la lascio in ottime mani, non in buone mani, al collega D'Alfonso che mi subentrerà e che sicuramente farà molto meglio nei prossimi giorni, nei prossimi anni. Ma guardi, io non amo fare bilanci economici, nel senso saldi dei risultati ottenuti, che sono comunque di rilievo, perché se pensiamo al settore degli stupefacenti, alla lotta alla criminalità organizzata, abbiamo ottenuto risultati in tutti i settori. Quello che mi lascia orgoglioso è l'impegno che le Fiamme Gialle calabresi hanno posto nel fare il proprio lavoro, nel fare il proprio dovere, senza risparmio. Questa è la cosa più bella per un comandante, poter aver avuto alle dipendenze questi uomini che continuano convinti del proprio lavoro. In un territorio che è difficile, un territorio che ha una serie di problematiche, però questo non li fa demordere, non li fa desistere da quello che è il loro impegno e il loro dovere. Beh, a livello personale porto una grossa esperienza. Io ho girato un po' tutte le realtà italiane, realtà, anche altre realtà difficili, però questa calabrese mi ha segnato tanto e mi ha dato tanto. Posso dire che forse è stata l'esperienza più esaltante di quella che è la mia carriera. Io ringrazio di questo i miei uomini, ringrazio l'amministrazione l'opportunità di aver vissuto questa esperienza in Calabria. Certo, è una terra difficile. Però io sono convinto che bisogna insistere, bisogna cominciare a guardare al futuro, a quel cambiamento che solo con l'impegno da parte di tutti, delle forze di polizia, dell'autorità giudiziaria e quant'altro, si riuscirà ad arrivare ad un miglioramento quantomeno. Beh, la Lamezia Terme sicuramente ha grosse problematiche, abbiamo visto le grosse attività che sono state poste in essere sia in ambito delle misure di prevenzione con i sequestri che sono stati operati e in particolare, e qui ci tengo a evidenziarlo, anche nel settore dell'inquinamento. Molto è stato fatto su quella che è la realtà, il team con la procura di Lamezia, il controllo delle coste e il controllo anche dei campi Rom sulla realtà. Diciamo che c'è stato un grosso impegno e continueremo a mantenerlo per cercare di portare nella legalità e nella normalità quella realtà. Sì, è una realtà impegnativa, però una realtà stimolante. E io sono orgoglioso e pieno di entusiasmo di venire a lavorare in una regione con millenarie tradizioni, bellezze naturali uniche e sono anche ottimista perché prendo un comando regionale efficiente grazie al lavoro effettuato dal generale Geremia che mi consegna tutti i reparti che lavorano nella regione Calabria. Reparti efficienti, reparti attivi, reattivi per tutte le problematiche che ci sono in questo territorio. La mia strategia operativa sarà continuare sulle linee già tracciate dal generale Geremia, che sono linee che prevedono delle priorità, appunto come quelle nel contrasto alla criminalità organizzata, nel contrasto agli illeciti in materia di spesa pubblica, in particolare fondi PNRR, spesa sanitaria e contrasto di tutti quegli illeciti che colpiscono l'economia legale. Questo perché noi ci vogliamo porre come Guardia di Finanza a favore del rilancio economico anche di questa regione. Quindi vogliamo porre attraverso la nostra attività le fondamenta per dare ai cittadini e alle imprese oneste tutte le possibilità per operare bene. Certo, soprattutto con le indagini patrimoniali. Noi sappiamo che oggi conta più colpire i patrimoni, togliere le ricchezze alle organizzazioni criminali, perché le organizzazioni criminali hanno cambiato strategia, si inseriscono, si infiltrano nell'economia, allora è lì nell'economia che noi dobbiamo intervenire appunto attraverso la nostra arma più importante che sono le indagini patrimoniali. Economico-finanziario. Beh, noi con il nostro comparto aeronavale ci poniamo in prima linea per quanto riguarda soprattutto anche le operazioni di soccorso e in più i nostri reparti aeronavali cooperano con i reparti territoriali in piena sinergia, quindi rappresentiamo una squadra unica che opera sul territorio sia all'interno che sulla costa, che come sapete è molto impegnativa e molto lunga.